Cominciamo a leggere, visto che abbiamo tante email, e leggiamo una mail di una donna. Vedi qui oggi le quote Sì, rosa era che ora. prendono. Allora, Francesca da Pistoia, la nostra amica ormai. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto vorrei fare una considerazione personale sul rigore non dato al toro. Se il Caduri fosse caduto subito, invece di fare un passo in più con annesso tuffo stile cagnotto, forse sarebbe stato fischiato il penalty. Premesso tutto questo, mi spiace che si riparli di scandali, di calciopoli bis e che addirittura si scomodi il neo premier Renzi, che spero per noi italiani abbia di meglio a cui porre rimedio, insomma, abbia di meglio da fare. Come sempre, quando gli errori ci riguardano, si fanno titoloni, si aprono telegiornali, se ne straparla. Il gol in fuorigioco dell'Inter a Firenze, per citare un esempio, non ha fatto tanto clamore invece. Perché tutto ciò che ci riguarda è sempre amplificato? Perché usano sempre due pesi e due misure? Chi vince fa paura. Spero solo che gli arbitri non siano condizionati d'ora in poi, ma a mio avviso, poi lei dice anche, a mio avviso il presidente Agnelli dovrebbe farsi un po' sentire per chiarire tutte queste brutte allusioni. Grazie mille, Francesca. E in Grazie. effetti non è l'unica che lo dice, adesso poi leggeremo Ma altre email. io sono preoccupato per l'incontro, se passiamo il turno, con la Fiorentina, perché Renzi, in cui io è uno in cui ammiro Non molto, parliamo di no, politica, io, in dai. cui io non Stai parlo di bravo. politica, che è uno che ammiro molto, va solo allo stadio con la sciarpa della Sì. Fiorentina. Spero che almeno adesso che è Premier se la tolga. Sperando, sperando, sperando che poi gli arbitri, vedendolo allo stadio, sapendo che c'è lui, non lo condizionino, perché io sono molto preoccupato, ma non di quello in cui, perché adesso Renzi è Premier, sono preoccupato per le prossime partite. Sì, ma tu parli anche, quindi anche quelle di Coppa, tu pensi che possa esserci un condizionamento No, no, anche no, lì? no, Ah, quelle di ecco, Coppa no, 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 cioè, no, no, non esageriamo, spero di anche perché no. questo qua Già. è un cecoslovacco. Allora, chi fa l'Europa League non è un arbitro di primo piano in campo Questo internazionale. web non lo Questo vedremo, insomma, in sì, sostanza. questo qua non lo vedremo. E Ok. allora questo qua non lo so, è la quarta partita che fa quest'anno in Europa. Non so nemmeno cosa Quindi. dire. Non diciamo. Vedremo, naturalmente stavo leggendo prima che la Juve Sì, ma è stata. anche questa di Pistoia, cioè anche lei mi ha copiato. Perché anch'io ho detto del passo in più, tutte Te queste l'ho cose. detto, ma Sto scherzando, te l'ho detto, eh. i nostri telespettatori, Sonia, lo Oggi è la vedi tua che. giornata, poi siamo sotto carnevale, secondo me ti Esatto, copiano, quindi mi esatto. chiederei. Tu che hai l'abbonamento, no, so Qua. che hai l'abbonamento Sivori, alla Sivori, Sivori, non l'ho no? tolto qua. Alla Sivori, Brava, sì. perciò sei un afficionato, sei tutto quanto. Sì. Come hai visto domenica, a parere tuo, questi episodi che sono stati episodi chiacchierati e determinanti? Ma riferiti a cosa? Al discorso tecnico, al discorso degli striscioni, a tutto questo? Calcio di rigore, striscioni purtroppo ci sono stati, ci saranno Ma sempre. esatto, no, calcio di... Solo una Dimmi. cosa, il calcio di rigore che non ci hanno dato su C'era. Iorente, tu l'hai visto dal No. vivo? Che tu riesci a vedere? No, Ecco, no, no, solo questo infatti, volevo sapere. oltretutto, una cosa che ne avevo parlato anche con Giuliano recentemente, secondo me dovrebbero anche allo stadio, non solo per le partite di Champions o comunque della Europa League, mettere questo replay sul grande schermo, cosa che non c'è. Perché oltretutto io tutte queste cose le vengo a sapere perché magari mi massacrano dei messaggi, tipo Sì. È domenica tutte le mie amiche Granata, compreso Katie Puglia, pericoloso, che avevo invitato anche eh? in studio, ma logicamente oggi la capisco, non sono stata ad infierire e non è venuta, ma verrà, l'ha promesso. Bene. E quindi non è neanche logico, perché giustamente o si alzano, fanno che cosa, e tu non riesci a vedere bene se Certo. questo rigore c'è o non c'è. Questo manca. E poi sono d'accordo con Gianluca Vialli, che bisognerebbe a questo punto allora dotare tutti i calciatori di micro telecamere in maniera tale che li seguiamo proprio dal vivo e capiamo, perché poi non è possibile sempre essere in discussione, c'è sto rigore, non c'è questo rigore e cose del Ma genere.
Per cui che spendano qualche soldo, visto che tu parli sempre di soldi, e muniamo tutti i giocatori di questa micro telecamera. Oppure smettiamola di vederla moviola e si torna indietro e si passa quello che ha deciso l'arbitro. Tanto, ormai il calcio fa parte della televisione. Ma tanto abbiamo visto, è impossibile. Gli anticipi al sabato, al lunedì, adesso è martedì. Sono d'accordo, ma infatti è monopolio della televisione perché danno quattrini. La mia è chiaramente una provocazione. Sogna, è pericoloso trasmettere durante la partita, perché potrebbero poi avvenire degli incidenti. Sì, d'accordo, però forse risolvereste delle problematiche che tuttora esistono, e questo secondo me è grave, anche perché anche con le telecamere, comunque, come penso io, tanto ce l'avranno sempre con noi, perché ne parlavamo prima. Io ho ricevuto un sacco di telefonate, conosco un sacco di tifosi di tutte le squadre, che apprezzo, perché sono veramente una sportiva, come simpatizzo per i Granata, amo i giocatori del Napoli e tutti i suoi la tifoseria. Sei amica di Chetti Puglia? Assolutamente, ma sono amica anche di calciatori ex Granata, tipo Gigi Lentini, Sordo. Io ho lavorato tanti anni in una palestra, quindi ho avuto la possibilità di conoscerli professionalmente e direttamente, proprio perché venivano, quindi sono delle persone che ancora ad oggi sento. Però che io sia tempestata, come dicevi tu, di telefonate tutto santo giorno, la Rubentus, basta. Oggi se sapevano che venivo a fare questo intervento, mi dicono, vai lì a commentare i furti, non ho neanche più risposto, capisci? Sì. Quindi, niente, la Juventus è la Juventus, punto.